Bentornati a Visioni, RAI, una serie di incontri a cura di Grio in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Addis Abeba. Incontreremo artisti, produttori culturali e creativi italo-etiopi e insieme a loro esploreremo la loro vita, il loro lavoro, la loro visione, RAI in amarico, sulle diverse sfumature dell'essere italiani ed etiopi, tra presenza e assenza entro confini geografici, culturali e sociali. Il nostro ospite di oggi è Dagmawi Merr, regista e cofondatore dell'Archivio delle Memorie Migranti. Ciao Dagmawi, benvenuto. Grazie, grazie per l'invito, grazie. Dagmawi, prima di entrare nel merito del tuo lavoro, vorrei fare un salto indietro nel tempo e chiederti chi è Dagmawi prima di fuggire dall'Etiopia e chi è Dagmawi soprattutto in Etiopia, oltre ad essere un attivista politico. Dagmawi è nato a Addis Abeba, è cresciuto lì, in un quartiere molto conosciuto che è Kirkos o Jerkos, un quartiere abbastanza povero materialmente, ma culturalmente molto ricco, sia dal punto di vista di solidarietà, ma anche dal punto di vista di provenienze etniche e culturali. Io sono cresciuto in quel contesto che è il mio primo impatto che ha segnato la mia identità è quel quartiere lì. Rispetto alla tua esperienza personale di persona che ha vissuto gli aspetti più tragici della migrazione, cioè hai attraversato il deserto, sei stato privato della tua libertà, sei stato gettato nelle carceri libiche e poi fatto la traversata in mare, non è cambiato molto, però quello su cui mi volevo focalizzare, quello che vorrei portare in luce, che merita attenzione, è il passaggio che hai fatto, ovvero aver vissuto questa esperienza, diciamo, atroce e averla trasformata in uno strumento culturale molto potente, attuando un passaggio un po' di posizionamento, cioè dai margini al centro della narrazione, sia dietro che davanti alla telecamera. Infatti nel 2010 ho fondato appunto l'Archivio delle Memorie Migranti. Ti va di raccontarci questo percorso? Sì, allora il mio mestiere di documentarista non è legato a una passione unicamente artistica, è più politica, perché sin dall'inizio, quando mi offrirono una formazione di video laboratorio a Roma, per me il motivo di prendere la telecamera in mano era più per dire delle cose e non per fare o esprimere un aspetto estetico che spesso si tende a fare con il cinema. E quindi il mio prendere in mano uno strumento di comunicazione per poter in qualche modo riempire un vuoto di narrazione che c'è sull'immigrazione, cioè l'esclusione di essere il detentore della propria storia, perché spesso l'immigrato viene interpellato per testimoniare un aspetto della sua esperienza migratoria e esclude completamente il suo vissuto nel passato, ma anche la sua aspirazione per il futuro. Quindi in qualche modo si tende a vittimizzare e a mettere una cornice intorno all'immigrato di dover soltanto raccontare la sua sofferenza, quindi diventa un esperto della propria esperienza. E questo era un po' stretto per me e anche è una ricerca tuttora che faccio attraverso i miei lavori di poter dare il giusto racconto sulla persona, non sulla categoria che si chiama migrante. Infatti un aspetto che hai evidenziato sul fatto di vittimizzare i migranti, le storie di migranti, secondo te questo approccio narrativo dominante dipende anche dal fatto che la migrazione venga percepita e quindi raccontata come fenomeno piuttosto che come processo? Sicuramente tantissimi film, tantissimi articoli sono scritti, tantissimo, ma non ti descrivono le storie delle persone, ti descrive il fenomeno. Il fenomeno sarebbe l'emergenza. Noi abbiamo una storia individuale e queste storie individuali finiscono in un
in un contenitore, e quello è stato raccontato. Io conosco dei amici registi, documentaristi, che dicono che il tema dell'immigrazione sia saturata. È saturato, ma non è vero, perché quello che è saturato è il modo in cui viene raccontato, è la modalità in cui viene esposta o indagata questa situazione dei migranti. Quindi, finché rimaniamo nella politica della gestione della migrazione, non riusciremo a raccontare le storie dei migranti. Continueremo a raccontare e a riraccontare lo stesso che è stato raccontato come un uomo sulla terra più di 10 anni fa. Quindi la situazione, come hai citato tu, non è cambiato niente, perché la narrazione, comunque, anche se vai a documentare adesso sulla situazione dei migranti in Libia, è la stessa cosa, se non peggio, di quello che era trattato nel nostro film di tanti anni fa. Sì, infatti, partendo dal film che hai citato, Come un uomo sulla terra, che fa parte della tua ricchissima produzione filmica e è uno dei primi film, io prima di incontrarti ho visto alcuni tuoi lavori, Soltanto il mare, Va pensiero, Asmat e Waiting. L'idea di raccontarci il tuo percorso di regista e soprattutto la tua evoluzione e maturazione? Sì, tuttora è un percorso di approfondimento di come raccontare queste storie, perché non c'è una modalità unica per ciascuna storia, ci deve essere un approccio e uno stile diverso. Dai vecchi film fino adesso ci sono vari cambiamenti, anche perché alcuni non sono solo fatti da me da solo, ma sono un coautore, quindi ti metti anche a dover compromettere, mettere insieme le idee, quindi la produzione che ne esce fuori è semplicemente una produzione collettiva. Dopodiché sì, io continuo e sono arrivato ad un punto tale che vorrei escludere il pubblico europeo alla quale spesso siamo chiamati a raccontare le storie. Cioè, escludere vuol dire che l'immigrato o qualunque persona che viene interpellato nei documentari che vorrei fare deve in qualche modo raccontare l'Europa agli africani. Questo cambia drasticamente quella narrazione che sempre l'immigrato deve raccontare, quello che ha vissuto agli europei, ma raccontare la sua vita nel bene e nel male agli africani. Beh, uno shift, un passaggio molto importante, insomma, ci vuole. Senti, di tutti i tuoi lavori, di tutta la tua produzione filmica, c'è un progetto a cui sei particolarmente legato? Per me sono molto legato, anche perché mi sono espresso senza preoccuparmi dello stile o della durata e di quello che ho voluto esprimere su Asmat Nomi, che riguarda i nomi dei morti in mare il 3 ottobre del 2013. Stai lavorando a nuovi progetti adesso? Per il momento sto lavorando, semplicemente faccio delle formazioni. Dal punto di vista di progetto ci sono ancora, ma non vorrei già rivelare, ma sto lavorando. Grazie tante Dagmawi per essere stato qui con noi, per averci portato, insomma, raccontato il tuo percorso, aver condiviso il tuo percorso, ma soprattutto per aver fatto luce su quali sono i passi fondamentali da fare per raccontare questa categoria ai migranti. Intanto in bocca al lupo con i tuoi prossimi progetti e grazie ancora per essere stato qui con noi. Ciao. Crepi, grazie a voi per l'invito, grazie.
Ci vediamo la prossima settimana con un nuovo ospite di Visioni Rai.